Babes, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete già detto dal titolo, andiamo a truccarci seguendo tutti i trend del 2022. Quindi in questo video ho cercato di riacchiudere, diciamo, tutte quante le tendenze che si sono sviluppate per tutto il 2022 e appunto ci andiamo a truccare seguendo questi trend. Detto ciò, direi subito di partire con gli occhi e partiamo dalle sopracciglia. Ovviamente, manco a dirlo, l'effetto sopbrows, quindi sopracciglia molto alzate, è stato sicuramente uno dei trend più visti nel 2022. Io mi piace, ma più che altro sulle altre persone, perché io, avendo le sopracciglia comunque abbastanza sottili, non posso fare granché, però oggi comunque ci proveremo, quindi cerco di alzarle il più possibile, però diciamo che il trend delle sopracciglia alzate è andato molto molto di moda. Questo è il massimo che io posso fare. Andiamo invece che dagli occhi, stavolta dalla base, perché secondo me i trend maggiori sono appunto per la base, e il primo trend in assoluto è quello di una base super glow, super luminosa. Infatti vado ad utilizzare questo primer qua di e.l.f., che è appunto un primer illuminante e può essere utilizzato anche come correttore di diciamo rossori, tende insomma a rendere il viso un pochino più omogeneo. L'ho visto utilizzare tanto anche perché appunto rende il viso super radioso. Vedete, è un attimo che fate tac 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 e avete la pelle super radiosa. Ovviamente, altro trend del 2022 è quello di una base molto leggera e naturale. Infatti, come fondotinta vado ad utilizzare questa qui, che è una Hydro Hero 24 ore Tinted Cream. Quindi è una più che altro crema colorata, non tanto un fondotinta. E ne vado a mettere poco poco per dare l'effetto ancora più naturale. Vedete, ne metto pochissimo, così da far trasparire bene anche le mie lentiggini e rendere il tutto molto più naturale, e soprattutto guardate com'è bella luminosa già la base grazie anche al primer che abbiamo applicato sotto. Il prossimo step è quello del correttore. Ne vado ad utilizzare uno a caso perché non è tanto importante quale correttore utilizzate, ma come lo utilizzate. Infatti c'è la tecnica del liftaggio, quindi ne vado a mettere poco qui e qui in modo tale che vada a liftare il mio occhio, e poi lo vado a mettere anche in punti strategici tipo qua, qua, per dare sempre la sensazione del lifting, e ovviamente anche un po' qui, e ne mettiamo anche un po' sul mento. E guardate come l'occhio sembra molto più allungato, perché praticamente il correttore è come se facesse un taglio, quindi ovviamente si focalizza l'occhio tutto su questa parte qui. Abbiamo messo il correttore in maniera liftante, ora mettiamo anche il bronzer in maniera liftante. Vado ad utilizzare questo qui di Shiglam e lo vado a mettere appunto nei punti più alti dello zigomo. Quindi, se normalmente lo zigomo è qua, glielo vado a mettere molto più su. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, ne metto un po' anche ovviamente sulla fronte. E ovviamente vado a restringere il naso mettendolo sia sulla punta che sui lati, in modo tale che poi, una volta sfumato, andrà a creare un'ombra e farà sembrare il naso più sottile. Devo dire che di questi trend che vi faccio vedere, a parte quello del correttore, che diciamo non lo applico in maniera così liftante, il resto lo faccio tutto. Anche il bronzer ho ultimamente iniziato a metterlo così in alto, proprio per dare al viso più lifting. Però ecco, soltanto quello del correttore sinceramente non lo faccio. Quindi questo significa che se di tutti i trend che vi mostrerò oggi li faccio tutti, tranne uno o due magari, significa che proprio è cambiato un po' il modo di truccarsi, e questi trend appunto ce li porteremo avanti sicuramente anche nel 2023. Adesso è il momento del blush. Ovviamente il trend per eccellenza del blush è blush come se piovesse. Infatti ne andiamo a mettere parecchio. Vado ad utilizzare questo qui di Patrick Ta nella colorazione Do We Know Hair, e vado prima con la parte in crema, perché un altro trend del 2022 è quello di utilizzare moltissimo le creme, e appunto vado a mettere prima la crema e dopo metteremo anche la polvere. Ne ho messo forse un po' too much, ma non vi preoccupate perché tanto adesso lo sfumiamo un po', e poi alla fine deve essere tanto, perché il trend del 2022 è proprio mettere tanto tanto blush.
ovviamente anche sul naso. E voilà, tantissimo blush. Adesso vado a fare una cosa che non faccio tutti i giorni, però che comunque fa parte dei trend, ovvero mettere il blush anche sopra le tempie. Vado ad utilizzare questo qui di Glam perché è un pochino meno pigmentato, visto che non è un effetto che mi fa impazzire, lo vado a mettere ma meno pigmentato e appunto lo sfumo anche un po' sulle tempie e ho visto che lo sfumano anche verso un po' l'occhio. Diciamo che è un po' tipo cospargersi ovunque di blush. Questa è una cosa che non faccio mai, però comunque noi la facciamo oggi perché stiamo ricreando i trend del 2022. Ok, breve step dell'illuminante. Sicuramente vi sarete resi conto che l'illuminante si sta utilizzando sempre meno. Io in primis utilizzo pochissimo l'illuminante ormai, anche perché quando fate una base così glow, vedete, l'illuminante c'è già, la base è già luminosa, quindi non notiamo, diciamo, la necessità di dover utilizzare un altro illuminante. Ma comunque oggi un filino lo andiamo a mettere e lo andiamo a mettere in crema. Vado ad utilizzare questo di Glam in crema perché appunto oltre al trend delle creme in generale, blush e bronzer, c'è anche quello dell'illuminante che rispetto agli altri anni si sta utilizzando molto di più in crema che in polvere. E poi comunque di solito gli illuminanti liquidi si fondono benissimo con la pelle, vedete? Quindi sembra che la vostra radiosità e non la radiosità magari artificiale che può creare la polvere, perché oltre ad essere alcuni illuminanti glitterati, quindi ovviamente non sembrano molto naturali, spesso sottolineano ed evidenziano la grana della pelle, quindi chiaramente evidenziando la grana della pelle sembrano meno naturali. Invece l'illuminante liquido si fonde perfettamente con l'incarnato e quindi sembra semplicemente la vostra luminosità. Questo per esempio è uno step che io amo, cioè amo la base così luminosa. Adesso vado a fissare leggerissimamente e passiamo poi alle polveri. Allora, eccomi tornata, ho tantissimo blush, però ovviamente siamo qua per enfatizzare anche un pochino i trend del 2022 e ho fatto quello che ho fatto prima con le creme e con le polveri, quindi ho messo il bronzer e il blush. Adesso, prima di passare agli occhi, vado a mettere un lip plumper, uso questo qui di Fenty, perché anche questo è un trend che è andato fortissimo nel 2022, ovvero rendere le labbra più grosse attraverso l'uso di lip balm, anzi lip plumper. Ok, lo lasciamo agire e passiamo agli occhi. Come palette non è importante ovviamente, però io vado ad utilizzare la Side by Side di Nabla perché ha all'interno tutti i colori che mi servono per realizzare il make-up di oggi, che sarà appunto un make-up molto semplice con un eyeliner sfumato e diciamo, shimmer un pochino leggero, però comunque molto luminoso. Parto subito con la Transition e vado con Half Time e lo vado a mettere nella piega dell'occhio. Poi un trend ovviamente del 2022 sono gli occhi proprio nude, si sta sempre più andando verso il semplice, il nude, il basic e ci si sta un po' allontanando dai colori extra. Se fate caso, infatti, si vedono sempre meno look extra, verdi, blu, viola, cioè si usano sempre meno. Applicando ora un po' di panna sotto l'arcata sopraccigliare. Ok, adesso con un pennello sottile vado a creare la mia linea di eyeliner. Ora con un pennellino ancora più angolato vado a fare la mia parte interna. Anche questo è un trend che va fortissimo, ovvero prolungare l'eyeliner anche internamente in questo modo. E adesso, sempre con questo pennellino, vado a prendere di nuovo Half Time, che è il colore che abbiamo utilizzato per la transition, e vado sopra l'eyeliner che abbiamo appena creato, leggermente sopra, per andare a creare appunto l'eyeliner sfumato, quindi non farlo troppo troppo netto. Là, vedete com'è più sfumato e non troppo lineare. Adesso vado con un pennellino piccolino a mettere Ray of Light, che è questo shimmer champagne, però molto delicato, e lo vado a mettere giusto nella parte iniziale per dare un po' di luce all'occhio. Mi fermo quindi, diciamo, qui. Guardate come illumina subito lo sguardo. E adesso ovviamente mettiamo i glitter, perché o Swarovski. Perché ovviamente il trend di quest'anno sono assolutamente questi. Già da Euphoria è partito il trend, ma quest'anno tantissimo. Quindi vado a mettere
la colla per ciglia finte e vado a fare 3 puntini, 1, 2 e 3, e quindi vado a dare ulteriore luce con gli Swarovski laddove nella parte iniziale abbiamo fatto con lo shimmer. Questo è l'effetto degli occhi, mi piace moltissimo e ho messo anche il mascara, quindi questo è come verrebbe con il mascara. Di solito si utilizzavano le ciglia finte una volta, adesso nel 2022 si stanno utilizzando sempre di meno e quindi questo è l'effetto, diciamo, che dovrebbe essere. Però visto che io ho le ciglia molto corte, metterò comunque le ciglia finte. Concludiamo con le labbra. Vado a rimuovere il lip plumper. Ora le mie labbra sono molto più juicy e continuiamo a renderle più grosse con la matita di Catrice che si chiama Plumping Lip Liner colorazione 150, che è meravigliosa. Sicuramente uno dei trend di quest'anno è rendere le labbra più grosse e già mettere il lip plumper fa il suo effetto. In più, se andate a sbordare leggermente con la matita, l'effetto risulterà ancora più evidente. E poi l'altro trend è mettere un gloss, quindi labbra glossati. Vado ad utilizzare questo qui di She Glam della collezione di Willy Wonka e lo vado ad applicare. Tra l'altro questa combo mi piace tantissimo. E voilà, quindi questo è il make-up utilizzando tutti quanti i trend del 2022. Devo dire che lo amo tantissimo, è proprio me. Cioè io quando mi trucco per uscire sono così, forse metterei soltanto meno blush, però per il resto farei tutto esattamente uguale. Quindi niente, spero tantissimo che questo make-up e questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un bel like, ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye!